Ciao persone di Brio Radio, sono Gilberto, quello di Senti che roba, ma oggi non è martedì, che ci faccio qui? Faccio un'intermista con la M al posto della V. Il buon Bruno l'ha segnata a me, probabilmente perché ha visto affinità tra me e il personaggio, e aveva proprio ragione, perché anche io sono tastierista, anche io scrivo canzoni, sono dell'87, lui del 91, per cui siamo lì. Sono andato ad ascoltare quello che ha pubblicato e la cosa che più mi ha colpito è la fantasia armonica, la creatività nello scrivere musica, nel non limitarsi ai soliti quattro accordi. E anche i testi non sono prevedibili, ma si presenterà meglio lui da solo. Brio Radio dà il benvenuto a Gianluca Chiarelli, in arte Chianluca. Benvenuto! Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori, li chiamo così. Sì, YouTube ascoltatori. YouTube ascoltatori, beh, insomma, ascoltatori sono, insomma. E partiamo dalla cosa più recente, e poi magari andiamo indietro. Girasoli. Che significato hanno i girasoli per te? Nel contesto della canzone che ho sentito, perché vedo che fai molte, cioè, ci sono molti riferimenti incrociati, no? Quindi non li ho inquadrati bene. Sì, no, diciamo che il mio modo di scrivere è abbastanza strano. Comunque in questo caso i girasoli fungono da oggetto ispiratore dell'intera canzone, perché quando ho scritto questa canzone un po' di tempo fa, e l'ispirazione mi è venuta dopo aver visto dei girasoli in una normalissima casa, insomma, in una città qua vicino, e questa cosa qua poi mi si è ricollegata mentalmente a un'altra cosa mia, che io praticamente dalla finestra di casa mia guardo, vedo le montagne del Monte Baldo e per qualche motivo mi è venuta la riflessione che quando piove giustamente sparisce la foschia e vedi meglio le montagne, quando invece c'è, normalmente invece non le vedi così bene, c'è tutto il discorso dell'inquinamento, no? Sì. E allora lì ho pensato, però una volta i romani non avevano molto meno inquinamento e quindi avrebbero comunque visto le montagne nitidamente, senza dover aspettare per forza che piovesse. Allora mi è partita tutta questa riflessione qua e quindi poi ho scritto la canzone, insomma. Caspita, associazioni di idee praticamente. Sì, no, è stata una cosa un po' così. Tra l'altro questa è una delle uniche due canzoni che ho scritto partendo prima dal testo e poi la musica, perché solitamente io faccio prima la musica e poi ci inserisco i testi. Ah, quindi le musiche, cioè, le musiche nascono indipendentemente, quindi non è dopo, cioè, in generale, dico, dice di solito. Infatti volevo capire come scrivi, perché viene da chiederselo quando, cioè, ho ascoltato le canzoni, anche le altre, no? Cioè, tipo disco Sapiens, per dire. Sì, le musiche, cioè, nascono quasi sempre indipendentemente, tranne in un caso, la canzone di Zucca nel Castello. Sì. Quella è stata una delle poche canzoni che musica e testo sono venute quasi in contemporanea. Tutte le altre sono nate prima la musica e bene o male. Io quando penso alla musica, comunque mentalmente, psicologicamente, so già più o meno di cosa potrei andare a parlare, escludo già magari delle cose a priori e poi in un secondo momento gli metto il testo. Quando me la sento, insomma, di fare il testo, in un secondo momento lo faccio. E in disco Sapiens, tra l'altro, è venuta, passano anche degli anni a volte, nel senso, sì. Passano anche veramente queste canzoni qua, comunque le ho scritte molto tempo fa, non tutte, chiaramente. Ad esempio Zucca non ha tantissimi anni, ha 2-3 anni, e tra l'altro gennaio del 2020, se non sbaglio. Però per esempio Girasoli avevo già scritto sia la musica sia il testo ancora nel 2015, e già ogni tanto la inserivo in qualche concerto già a partire dal 2016, però per tutta una serie di motivi sono rimaste nel cassetto queste canzoni, perché poi nel frattempo sono stati pubblicati degli EP e io ho già, come dire, scelto di registrare altre canzoni, queste qua le ho tutte da parte. Sì.
Eh sì, i famosi cassetti, cioè ci sono tante idee che restano lì anche 10-20 anni. Ah no, infatti, Beh, ma anche a me è è sempre vero, stato. ma infatti come mai hai fatto la versione barocca di alcune canzoni col clavicembalo? Sì, è stata praticamente durante il Covid, ascoltavo moltissima musica e in pomeriggio mi sono messo a riascoltare l'album Pet Sounds dei Beach Boys. Non era la primissima volta che lo ascoltavo, però quella volta lì mi ha colpito in modo particolare. E siccome era un periodo in cui andavo in studio e ho voluto, insomma, mi è venuta l'idea di riarrangiare il primo EP con le versioni del clavicembalo. Ho voluto, diciamo, fare un omaggio allo stile dei Beach Boys di quell'album in particolare, a Brian Wilson, e poi ci ho fatto anche la cover di Wouldn't It Be Nice. È stato un po' uno spin-off, ecco, se vogliamo dire in gergo cinematografico. È stato un po' uno spin-off del primo EP. Vabbè, fatto beh, Brian Wilson, genio proprio, che miseria. No, va bene, infatti è molto sottovalutato. Invece, secondo me, lo metto al pari di Lennon e McCartney dal punto di vista musicale. È vero. Beh, quando è prevista l'uscita del nuovo album? Ho visto che gira solo, insomma, lo anticipa. Sì, tra l'altro, la settimana prossima uscirà il secondo estratto dell'album Viva l'infinito, e questo secondo estratto sarà una rielaborazione di Emozioni, che è la cover di Lucio Battisti. Ah! È una cosa, sì, esce proprio venerdì prossimo. È una cosa molto particolare, infatti non è una semplice, non l'ho semplicemente rieseguito, ho proprio rielaborato la canzone. Passami il termine, ci ho quasi giocato, tra virgolette, perché tutto questo è avvenuto un po' di tempo fa. A casa stavo giusto facendo gli esercizi quotidiani che faccio con il pianoforte, e spontaneamente mi era venuto da suonare Emozioni, un po' punk, un po' bossa nova. Minchia! Beh, comunque complimenti per il coraggio. Io ho suonato per anni in un tributo a Lucio Battisti. Guarda che ti avviso che i fan di Battisti sono abbastanza talebani, eh. No, vabbè, ma io lo amo Lucio Battisti, però quando poi ho ripreso quella versione lì con la band, con cui suono abitualmente live, vedevo che funzionava anche solo dal punto di vista dell'arrangiamento, che sono in qualche modo riuscito a, cioè si sposava bene con le altre canzoni originali, no? Poi chiaramente ho diviso in 3 parti, Emozioni, l'ultima parte è fedele a quella originale, le prime due. I primi 2/3 della canzone invece hanno un genere un po' sul bossa nova e l'altro un genere sul punk, ecco. Però sì, comunque mi aspetto che potrebbe, insomma, risultare, insomma, non per forza. No, ma meglio così, eh. Tanto, guarda, le musiche che esistono, cioè, sono lì per essere rielaborate adesso, voglio dire, non è che poi dipende uno come lo fa e sinceramente sentendo le canzoni che scrivi non penso che l'hai buttata in vacca, di sicuro. No, anche perché no, sicuramente non è stata semplicemente una riesecuzione fedele, almeno in parte, non è stato così, però No, voglio sicuramente. ma hai fatto bene, perché non ha senso fare la copia uguale, perché se no mi ascolto l'originale, cioè. Sì, anche per questo caso è impossibile replicare l'originale, quello No, era. infatti. Quindi a tutto quel motivo lì ho pensato che fosse una buona idea provare a cambiarla, anche se, cioè, ho cambiato semplicemente la tonalità e il ritmo alla fine, non ho fatto nient'altro poi. E non, cioè, l'ho vestita con gli stessi vestiti che ho usato per le mie canzoni che andranno a finire nello stesso album. Quindi, però non c'è un'uscita, una data ancora già fissata. Sì, venerdì prossimo, 2 febbraio. Ma l'album proprio? No, quella è solo la versione di Battisti. Poi il 1º marzo esce un altro singolo che è una chiamata Eclissi di Marzo. E questa è una cosa ancora un po' più progressive rock. Ho, come dire, sperimentato molto con il genere un po' dei Pink Floyd, David Bowie, Black Sabbath, a tratti anche, che è molto cresciuto anche nell'hard rock verso la fine della canzone.
E infatti un tratto che ho sempre voluto avere è di non fare canzoni tutte uguali. E infatti ogni canzone del disco è completamente diversa, poi chiaramente si percepirà sempre, diciamo, la mano e lo stile, però ci tengo sempre a variare il ritmo delle canzoni. Cioè non mi Oh, piace che mai bello, dai. ascoltare, non mi piace mai ascoltare due canzoni uguali o comunque simili. Stiamo aumentando, dai, perché è una roba che facevo anch'io e mi dicono sempre: no, ma cerca di essere coerente, comunque dall'inizio alla fine, devi dire una cosa che sia una sola. No, sono molto contento che dici sta cosa. Saremo sempre di più. Ah, beh, comunque l'album effettivo uscirà a fine marzo e il 22 di marzo c'è a Villa Franca di Verona la presentazione del disco e se fossi in zona ci sarà proprio il classico release dove suonerò l'intero disco più altre cose insomma che fanno parte Release party del disco. Esatto, è il 22 di marzo. 22 di marzo. 22 di marzo, che dovrebbe essere la data anche di quando uscirà l'intero disco. Beh, segnatevelo, avete sentito? Ecco. Buono. Un'altra domanda che ho scritto, perché io, guarda, memoria zero. Cioè, tra i concerti che hai fatto, ce n'è uno che ricordi con particolare affetto? Fortunatamente ne ho fatti un po'. Devo essere sincero, io comunque sono più di 10 anni che faccio delle serate. Prima avevo anche dei gruppi, poi ho insistito sull'attuale progetto, insomma, nome che è Luca, e ce ne sono tantissimi di concerti, comunque li ricordo sempre tutti, mi ricordo veramente quasi tutto quello che ho fatto. Se proprio devo dirne uno in questo momento, la presentazione dell'EP del 2020, perché lì comunque è stata sicuramente una bellissima serata. C'era anche l'articolo sull'Arena di Verona, comunque Era il 10 anche gennaio. molto. Era l'11 gennaio 2020 e il disco era uscito il giorno prima, e quella secondo me è una di quelle date, insomma, abbastanza da ricordare. Poi ce ne sarebbero anche altre prima. Ho fatto apertura ai Sonora, Omar Pedrini. Come ho visto che hai aperto anche Capovilla, com'è Capovilla di presenza, dico. Molto, molto teatrale, ecco, devo dire. Faceva uno spettacolo proprio incentrato sulla recitazione di un testo, quindi comunque doveva essere molto teatrale, ma devo dire che è stato molto bravo, perché comunque penso che non è facile, insomma, in certi locali fare quello che ha fatto lui, però lui riusciva veramente a tenere alta la concentrazione, l'attenzione su di lui, quindi Beh, sicuramente è stato molto bravo. diciamo che il carattere ce l'ha anche, quindi stai attento per Sì. forza. Ah, poi, no, pe sto pensando anche al tipo di locale in cui avevamo fatto quella cosa lì, cioè, non eravamo in un teatro, quindi, cioè, magari in un teatro non si aspetta una certa attenzione, invece eravamo in un locale, in un pub, più adatto probabilmente a far suonare, insomma, dei gruppi, delle band. Invece comunque lui teneva veramente alta l'attenzione in quello che stava facendo, quindi è molto bravo. Allora, diciamo che c'è un gioco qua che facciamo sempre alle intermiste, che cioè, di solito le fa Bruno, il capo, diciamo, di Brio Radio, e provo a farlo anche io. Sono le domande a bruciapelo, cioè io ti dico due opzioni e tu devi sceglierne una senza pensarci troppo, cioè proprio così. Va bene. Pronto? Sono 8, ne ho scritte 8. Ok, va bene, sì, la facciamo. Allora, John Lennon o Paul McCartney? John Lennon, proprio. Era facile. Devo Pop? dire, anche se poi devo dire che dal vivo spesso faccio canzoni di Paul McCartney, però comunque preferisco John Lennon. Pop o rock? Rock, Disco o prog? rock. Rock. Pianoforte o Hammond? Pianoforte, pianoforte. Esci con gli amici e dovete decidere, cinema o bowling? Ma con gli amici bowling, ti direi. Bowling. Opera o sinfonia?
Ma qua abbastanza indifferente opera, dai. Opera, il centro dell'opera. Frutta o verdura? Verdura, dai. Ah, non me l'aspettavo. Bach o Chopin? Ma Chopin. Ah, anche questa non me l'aspettavo. Ecco, niente, qui. No, sì, poi dopo sono su alcune veramente avrei potuto, cioè molto sottile, diciamo, il confine della scelta, però. Lo so, ma sono fatte apposta per vedere. Anche perché poi dalle domande fatte a bruciapelo, no? Esce un po' la personalità. Non c'è un premio, è finito così. Ah no, vabbè, ma ci sta, è interessante questo tipo di cosa. Anzi, no, su Paul e John devo dire che, cioè chiaramente io ho un rapporto particolare con i Beatles che li ho anche addirittura portati come tesi per l'esame di Stato delle superiori, per dirti, che avevo suonato la tastiera, nell'aula e avevo eseguito Yesterday. E tra l'altro, il mio compagno di classe è lo stesso con cui sto producendo l'album, che lui comunque poi si chiama Stefano Cozzi, è un chitarrista, che lui quel giorno lì era tra l'altro presente con me, perché io poi avevo suonato, lui aveva fatto una tesi sulla chitarra, io l'avevo accompagnato con la tastiera, che non era una roba programmata, mentre lui viveva con la chitarra e lui mi era in qualche modo venuto dietro con la sua chitarra in Yesterday. Tutto questo proprio, diciamo, ci siamo ritrovati anni dopo ad arrangiare, produrre e incidere quello che poi sarà, cioè, queste canzoni, anche la stessa Girasoli, no? Lui ha suonato la chitarra in Girasoli, è molto bella come cosa, secondo me, questa. Infatti, nell'ultimo anno, ogni settimana abbiamo incluso canzoni, insomma, sono molto contento poi che ci siano questo tipo di rapporti. Ah beh sì, quindi ancora adesso i Beatles fanno creare legami, insomma. Ah, No, perché no, ho visto anche del Beatles Day. sì, avevo partecipato a degli eventi, era un po' di anni fa, siccome avevo tantissima voglia di suonare dal vivo, cercavo i pretesti possibili per poterlo fare il più spesso possibile. E allora mi è capitato 2 o 3 volte di andare a Brescia al Beatles Day, che mi ricordo la prima volta in cui c'ero andato era quasi come andare lontano da casa, perché comunque adesso per dirti sono andato anche a Napoli a suonare, a Roma, a Milano, quello che vuoi, però in quel momento era una delle prime date che facevo lontano dalla mia comfort zone, come si chiamiamo. Che è Verona, giusto? Sì, esatto, erano già 4-5 anni che facevo dei concerti, ma non ero mai andato così lontano, che poi non è lontanissimo, voglio dire, Brescia da Verona. Però in quel momento per me lo era, psicologicamente. E quindi mi ricordo che la prima volta in cui ero andato là avevo, diciamo, quell'aspetto lì psicologicamente mi faceva in qualche modo, influiva. Poi dopo, quando sono stato lì sul palco, è stato comunque bello, insomma, suonare le canzoni dei Beatles, ma lo è sempre. Infatti io in scaletta tengo sempre una canzone dei Beatles, sempre proprio. Ah, bene, bene. Ma i concerti che fai adesso sono solisti oppure hai la band? Com'è un concerto tipo di Gianluca? Allora, quello che, diciamo, quello che considero il mio concerto ideale sarebbe in trio, quindi batteria, chitarra elettrica, e io praticamente ho 2 tastiere, con la tastiera della mano sinistra, Fai baci. con quella della mano destra, è una classica tastiera dove uso organi, Fender Rhodes principalmente, e pianoforte, e canto, insomma, canto solo io, e quindi è un po' un richiamo allo stile dei Doors, infatti è uno dei Infatti. Doors, però questa cosa qua non è nata tanto per prendere spunto direttamente da loro, anche se poi effettivamente è così, ma è stata più un'esigenza dal punto di vista del mio modo di suonare, perché io ho sempre avuto la mano sinistra che faceva tanto i bassi in maniera molto libera, mettiamola così, e quindi è sempre andato in contrasto con
un reale bassista. Sì, infatti, se suono con un bassista faccio così con la mano sinistra, mi dice fermo, 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 che già non fa più niente lui. In Quindi. passato ho fatto tanti concerti piano e voce, quindi devo aver sviluppato un modo di accompagnamento, cioè per cercare di riempire il più possibile quando ero piano e voce da solo, ho sviluppato insomma dei bassi di un certo tipo, ma è una cosa che è venuta con il passare del tempo dei concerti negli ultimi anni avevo. L'ultima formazione che ho avuto prima di fare questa cosa qua, eravamo batteria, basso e tastiera, però poi quando ci siamo accorti che mancava troppo la chitarra, per tutta una serie di motivi non si riusciva a trovare il quarto elemento, allora ci siamo come dire, adattati in questa soluzione qua da un anno praticamente, da un anno che siamo così, però tutti i concerti che abbiamo fatto da quando ho le due tastiere in cui faccio i bassi io sono andati molto bene, cioè molto meglio di come andavano prima e sembra essere una soluzione, come dire, ideale, ecco. Bene, adesso sono curioso anche. Tu pubblichi le date sui social forse? Perché sul sito cercavo, ma se c'è la bio, la musica, i video. Sì, è vero, sul sito non spingo. L'utilizzo principalmente per la biografia e qualche link e tutti i link, insomma, le date solitamente le annuncio sui social, in particolare Instagram è quello che utilizzo maggiormente. E poi su YouTube ci sono diversi video, compreso quelli in cui faccio vedere, insomma, questa cosa qua che ho appena detto. L'anno scorso abbiamo suonato in un locale chiamato il Club di Giardino, qua in provincia di Verona. È stata la prima volta in cui, tra l'altro, ho suonato con la doppia tastiera. E l'esempio perfetto di come suoniamo noi adesso dal vivo, sostanzialmente. Poi, tra l'altro, adesso a febbraio uscirà un altro video, una session live che abbiamo registrato in studio, dove tra l'altro suono proprio Emozioni e Girasoli, le due canzoni, queste qua, i due estratti, e siamo proprio live in presa diretta, però fatti in studio. E quindi è sicuramente un'ottima testimonianza di come potremo essere live, insomma. Perfetto. Allora, beh, comunque, per chiudere una domanda sui Beatles, visto che vedo che siamo sempre con loro, che ne pensi di Now and Then? Ah, beh, allora considero effettivamente a tutti gli effetti una canzone dei Beatles, perché comunque tutti e quattro fisicamente suonano in quella canzone. Non so se è la canzone, non so se la considero una canzone tra le migliori dei Beatles, però comunque la considero più una canzone di John Lennon che dei Beatles, anche se poi effettivamente fisicamente tutti e quattro sono presenti, no? Sì. E quindi penso che sia una bella canzone, però si sente comunque che siamo già negli anni 70, che è lo stile che Lennon usava in quel periodo. Considero quasi più una canzone di John Lennon, però è come se lui avesse chiesto agli altri tre di suonare con lui quella canzone. Ecco, più che. Però poi effettivamente però, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison sono i Beatles e quindi non è sbagliato etichettarla anche a nome Beatles, insomma. No, per carità. È che mi faceva impressione il fatto che hanno recuperato una demo e hanno separato la voce dal pianoforte. Mi chiedevo se sembrasse una falsificazione, come. Ah, io ho sentito alcuni provini originali del piano, ma dal mio punto di vista forse si poteva anche tenere quello originale di pianoforte, devo dire. Poi dopo è chiaro che per mille motivi poi la canzone l'hanno dovuta cambiare e riarrangiare, però diciamo che il calore del pianoforte acustico della demo lo preferisco al pianoforte che poi hanno reinciso, che si sente che è un pianoforte, insomma, moderno. Insomma. Però, vabbè, insomma, comunque, insomma, se hanno fatto questa cosa avranno avuto
loro Ma no, no, ragioni. no, per carità, tra l'altro quando è uscita sono tornati in classifica al primo posto. Cioè, una domanda me la farei se ci sono ancora i Beatles e i Rolling Stones qui tra le... No, tra le... Stavo dicendo una cosa. Vabbè, Ah, cioè... vabbè, ma anche gli Stones comunque tanto di cappello, per quello che Sì, fanno, anche sì. questi Green Day, Red Hot, tutte quelle band lì storiche, veramente noi artisti abbiamo solo da imparare da questi artisti qua, perché poi loro sono veramente veri artisti, noi siamo, come dire, dei musicisti che proviamo a fare gli artisti, insomma, in questo momento. Sì, beh, l'importante è non dimenticarsi perché si fa musica, insomma, perché non so te, perché, magari, questo è interessante, Madonna, non dura più, non finisce più non voglio trattenerti oltre, però effettivamente quando ti dicono, speriamo che tu abbia successo con le robe lì, no? Chissà, o ricordati di noi quando diventi famoso, non so, tu cosa pensi? Proprio, questa è una domanda filosofica, cioè il perché fai musica, no? Cioè, quanto Diciamo conta l'idea che un domani, non so, divento famoso, faccio un sacco di soldi, cioè, tu cosa pensi di questo modo di pensare, insomma? ma per dirti, io nel corso degli anni ho sviluppato diverse filosofie a questo tipo di domanda. L'unica cosa che non è mai cambiata è quella di cioè, per me basterebbe anche solo suonare, fare concerti sostanzialmente, non, fare con calma le mie canzoni in studio e pubblicarle quando, con i giusti tempi, con le giuste tempistiche, però non vorrei per forza diventare famosa, ecco, detto proprio fuori dai denti. Cioè, mi basterebbe anche solo fare quel tipo di vita lì, anche perché poi comunque ho tante altre passioni, oltre alla musica, per esempio mi piace tantissimo la storia. Mi piace tantissimo viaggiare o andare a visitare musei, leggere, quindi secondo me non andrò mai a X Factor o qualche Ah, no, talent. vabbè, sì, non stavo neanche pensando a quello, era proprio... Ma comunque hai centrato il punto comunque, perché è bene che si sentano questo tipo di messaggi alternativi, insomma, rispetto alla solita narrazione da film americano, no? Che uno cresce, 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 diventa qualcuno, ma un po' per chi. Quindi ti ringrazio, insomma, di questa perla di saggezza. No, beh, ma a me, nel senso, una volta avevo quasi l'ossessione di voler suonare il più possibile, però adesso comunque ho sempre voglia di suonare, ma bastano anche poche volte, ma nelle situazioni giuste dove comunque poi ti ascoltano, ti apprezzano. Mi piace fare video delle canzoni, andare in studio a registrare, ad arrangiare le canzoni. Cioè, penso che tutte le cose devono essere fatte con il giusto equilibrio, ecco. Non, poi se qualcosa poi deve, se poi deve essere, ben venga, ecco. Sì, per carità. Ma Però non voglio a tutti i costi il successo, anche perché poi avere successo, cioè, è molto filosofico, diciamo, potrebbe voler dire qualsiasi cosa avere successo. sì, esatto. Bene, ti ringrazio del tempo, spero di non averti annoiato. No, no, anzi, sono qua. Diciamo che Chielluca è stato qua a disposizione tranquillamente. Anche se poi mi piace essere chiamato anche semplicemente Gianluca, poi alla fine Gianluca. Chielluca. Gianluca è, diciamo, il nome che ho dato al progetto, ma alla fine non è solo semplicemente il nome che uso per suonare o per pubblicare le canzoni. Cioè. Certo. Va bene, grazie allora. Grazie anche a voi di Brio Radio che ci avete ascoltato finora. E ci sentiamo alla prossima intervista. Ciao, ciao Gianluca. Ciao, ciao, un saluto a tutti.